Calcio di punizione dal limite dell'area, vediamo adesso che decidono. Calcio di punizione dal limite dell'area, no, calcio di rigore, alla fine gliel'ha dato, calcio di rigore, ammonizione per Maicon, adesso la voglio proprio rivedere. Aveva dato prima il limite dell'area di rigore, poi evidentemente ha visto, evidentemente è stato l'arbitro di linea. Il pallone che ha colpito Maicon, che si è voltato, voglio rivedere bene, faccelo rivedere bene però, se è possibile rivedere, lui si è voltato, quel gomito lo ha preso sicuramente. Non aveva dato il calcio di rigore, poi gliel'ha subito ridato. Calcio di rigore in favore della Juventus, va Tevez sul punto di battuta. Ecco, da qua forse si vede, la posizione sicuramente è dentro. Lì è sicuramente, da questa si è visto che era comunque dentro, quantomeno in linea. Si era alzato, ora bisogna capire se il braccio l'aveva comunque largo oppure no. Si era alzato, la palla ha colpito il gomito del giocatore. Calcio di rigore in favore della Juventus, va Tevez sul punto di battuta, Skorupski in porta, minuti 27, parte Tevez, il tiro, il gol. Il 27esimo del primo tempo, il gol di Tevez, neanche a dirlo, sul calcio di rigore. È il calcio di rigore. Il destro, eccolo il cross al centro, pallone che viene allontanato. Viene il calcio di rigore, vediamo, calcio di rigore adesso a favore della Roma, fallo di Lichtsteiner sul capitano, calcio di rigore in favore della Roma, fallo di Lichtsteiner sul capitano e Lichtsteiner che viene ammonito, fallo di Lichtsteiner sul capitano, calcio di rigore in favore della Roma. Siamo alla mezz'ora di gioco, calcio di rigore in favore della Roma. L'ha abbracciato, ha detto che ha fatto, ha detto, manco poi gli ha levato la maglia. Manco poi ha chiesto, te ce potevi pure fidanzare Lichtsteiner su di lui, te ce potevi pure fidanzare, guarda, calcio di rigore in favore della Roma, va a battere il capitano contro Buffon, capitano, mio capitano. Parte il capitano, il tiro, il settore di tifosi della Roma esplode, l'ha spiazzato, si aspettava il tiro dall'altra parte, se l'aspettava sulla destra, l'ha spiazzato, palla che finisce direttamente in porta, adesso chi va ad ammonire, vediamo chi ammonisce, va a ammonire Bonucci, evidentemente non gli piace questa cosa che i giocatori debbano andare a esultare. Va a ammonire Bonucci, vediamo un po', ha ammonito pure il capitano, ammonisci qualcun altro, il capitano si prende l'ennesima ammonizione incredibile in questo inizio di stagione. Terza ammonizione, il capitano che comunque pareggia al 31esimo minuto, 4 minuti dopo il gol su calcio di rigore. Palla verso Gervinho, la finta di corpo, Italia di Castres, ecco Gervinho, la freccia nera, il tocco per il turno, tira, gol! I Turbe, era questo il giocatore che volevate comprare, ma se lo siamo preso noi, i Turbe dà il gol del vantaggio alla Roma, i Turbe, un grandissimo gol, il primo gol, sì, in campionato, la Roma che raddoppia, al 43esimo minuto il gran gol di Turbe, l'azione di Gervinho, lo splendido tocco in profondità per i Turbe, in area di rigore, si è liberato molto bene sul primo palo, fa secco Buffon, 43 minuti, Turbe dà il gol del vantaggio alla Roma. Pallone che viene fermato da Manolas, no, calcio di rigore, un altro calcio di rigore gli ha dato, un altro calcio di rigore, fallo di Keita, un altro calcio di rigore gli ha dato, ma cosa dell'altro mondo, fallo di Pjanic. Fallo di Pjanic. Un altro calcio di rigore. Al 47esimo minuto.
un altro calcio di rigore. Keita che ancora ha le mani in testa. Altro calcio di rigore. E sa due. Adesso si scalda pure Bon. Ancora Tevez sul punto di battuta. Dopo questo calcio di rigore sarà il fischio finale naturalmente del primo tempo. Tevez contro Skorupski. Due calci di rigore. Il calcio di rigore sta per essere battuto da Tevez. Parte Tevez e il tiro al gol. Al 48esimo minuto. Gol di Tevez ancora su calcio di rigore. Ora per Marchisio ancora il tentativo di Tevez. Eccolo il cross, colpo di testa con palla ad uscire. Bonucci il gol. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Il gol di Bonucci al 40esimo minuto. Il gol di Bonucci al 40esimo minuto. Un tiro al volo dal limite dell'area di rigore. Un tiro che era assolutamente imparabile per Skorupski.